Sicuramente sotto pandemia è stato il settore più colpito in assoluto e comunque quando passa questa crisi sicuramente si riprende alla grande anche questo settore. Ne parliamo con una mia cognonima, si chiama Angela. Angela Bianco aveva fatto il master in turismo, è stata assunta anche lei con un contratto di lavoro ancora prima di finire il master. Una delle sue ancore principali è quella del consolidamento, cioè avere delle sicurezze tranquille sia per il presente sia per il futuro. Vuole una carriera che la faccia sentire sicura, in grado di predire quello che potrebbe succedere nel futuro. È disposta a sacrificare avanzamenti di carriera o interesse per il contenuto del lavoro pur di avere la certezza per il presente e il futuro del lavoro stesso. Ti ritrovi un pochettino, Angela? Eccomi qui. Dunque, io credo che più che altro nella redazione di questo, nella compilazione di questo questionario e quindi nella risultante del questionario, quindi come ancora quella del consolidamento, emerga più che altro quella che è una mia un mio preciso tratto caratteriale, quello di essere molto costruttiva, molto, molto cauta, quindi sono una che pondera abbastanza bene le decisioni. Poi è chiaro, credo che questo questionario mi abbia aiutato a inquadrare meglio quella che è una mia precisa ambizione lavorativa, ma in questo lasso di tempo, perché ho diciamo, l'umiltà di dire che mi piacerebbe fare maggiore formazione ed esperienza, come diciamo noi in gergo, andare a bottega da chi ha, voglio dire, 30, 40, 50 anni di esperienza in un settore e poi in un futuro, quando le condizioni saranno favorevoli, mi sentirò abbastanza forte per farlo, avviare una mia attività. Quindi comunque io lo vedo il mio futuro così, avviando una mia attività, ecco. Ma vedo comunque che si fa leva molto sulle assunzioni, ecco, quindi non stiamo tanto parlando Parlaci di. della tua esperienza, Angela. L'esperienza di Master Europei è molto bella, io la ricordo con estremo piacere, perché è stata anche una scuola di vita. Master Europei è fatta di persone oltre che di grandi professionisti. Il professore lo sa perché, ad esempio, è capitato a me di trovarmi qualche volta in difficoltà e io sono stata supportata nel migliore dei modi dallo staff a Bruxelles, esatto, sì, e anche da Giulio. Quindi sì. È una scuola che comunque ti mette in mano gli strumenti giusti per affacciarti sul mercato del lavoro in maniera ottimale, vincente. Lavorato? Dunque, Angelo. io ho lavorato a Cracovia presso Teleperformance come business travel counselor, quindi agente di viaggio, e mi occupavo di gestire viaggi di lavoro delle più grandi aziende italiane, quindi dalle banche alla telefonia, grosse aziende. Dunque, la cosa importante che mi piace sottolineare è che dunque, io ho fatto internship, quindi lo stage presso questa azienda. E dopo i 3 mesi io sono stata assunta con un contratto a tempo indeterminato e ricordo che durante lo stage, e ricordo che comunque lo stage era retribuito, ho avuto modo di imparare dei sistemi gestionali che, ad esempio, qui in Italia prevedono dei corsi che devi pagare anche profumatamente. Quindi io ci tengo a dire questa cosa, che all'estero tante volte, prego. Tipo che È gestionali. Amadeus, Galileo, che ecco, chi lavora presso aeroporti o agenzie di viaggio sa bene che sono fondamentali, quindi inserire in un curriculum, e io so che i ragazzi come noi lavorano molto sulla redazione del CV, bello convincente, così come il profilo LinkedIn,
Insomma, inserire queste competenze sul curriculum è una cosa di tutto rispetto, cioè balza subito all'occhio, ecco. E quindi fare un'esperienza all'estero, poi vabbè, io ho lavorato in Polonia, è un ottimo ricordo assolutamente, perché i miei manager erano persone molto preparate, parlano perfettamente inglese. Sì, sono persone assolutamente disponibili. E poi mi piace anche il clima, in cui il clima comunque con gli altri agenti è estremamente collaborativo, si fa rete. Ecco, a me piace molto questo concetto. Io penso ad un ideale lavorativo che non preveda una gerarchia, ma un interscambio di competenze. Quindi sviluppare al meglio i propri talenti, sapere riconoscere e valorizzare nell'ambiente lavorativo ideale. Io credo in questo, nella lavorazione in team, per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, e quindi mettersi alla prova e aiutarsi vicendevolmente. Sì. Ottimo Angela, passiamo la parola alla mitica Claudia, che tra un po' svolgerà. Abbiamo anche allora, Claudia Barbarito, Sì, eccola. Claudia Barbarito, eccoci. che Ciao a ha tutti, fatto salve. prima uno stage in Polonia con Krzysztof Zelu. Magari parlarci anche di lui, che è il coordinatore didattico del turismo a Master Europei e poi ha lavorato tantissimo in Italia. A te, Claudia, che c'hai l'ancora dell'innovazione altissima. Ciao a tutti, allora vi racconto un po' la mia esperienza. È passato qualche anno, ma sono sempre rimasta in contatto con Master Europei, perché è stata un'esperienza che mi ha permesso di svoltare. Come diceva il professore, quando è finita la fase di lezione, io sono rimasta in Polonia, a Varsavia, che è una città meravigliosa dove si vive benissimo, e ho fatto il mio stage presso il Poland Convention Bureau. E lì c'era appunto il professore Celuk, che era stato il mio professore, è diventato poi il manager dell'ufficio dove lavoravo. Ed è stata un'esperienza non solo formativa, ma come vi dicevo è stata la svolta, perché oltre a lavorare in un contesto internazionale, ho potuto fare esperienza pratica nelle fiere più importanti di settore nell'ambito MICE, quindi ad IMEX a Francoforte e all'IBTM a Barcellona, come espositore. E la cosa bella è che il professore mi ha messo in contatto con quelli che potevano essere poi i miei datori di lavoro una volta rientrata in Italia, qualora avessi deciso di rientrare. Ed è stato proprio così. Io, mentre ero in Polonia, sono entrata tra l'altro nel chapter polacco di MPI, che è l'Associazione Internazionale di Meeting Professional International. Ho preso delle certificazioni internazionali che pesano su un curriculum e l'ho fatto senza spendere, come diceva anche Angela, non si sa quanto quando si vuole magari prendere una certificazione internazionale. E da lì, nel contempo, ho sfruttato le competenze che avevo. Io sono una linguista, ho fatto la guida turistica, sono una guida turistica abilitata qui in Puglia, e quindi ho fatto anche da docente madrelingua italiana in università. Per ragioni familiari sono dovuta rientrare, c'erano delle situazioni che prevedevano il mio rientro. E al rientro ho messo a frutto quelle connessioni che avevo creato lì in Polonia, e quindi ho iniziato a lavorare con un tour operator che si occupa di segmento di luxury e business, e quindi quello che era il mio obiettivo di girare un po' il mondo l'ho potuto fare per diversi anni, perché organizzando eventi non solo in Europa ma anche fuori, ho iniziato a lavorare nell'ambito dell'experience design. Da circa 3 anni lavoro anche in una parte dell'organizzazione del Festival del Cinema di Venezia. Mi occupo degli ospiti che almeno che sono arrivati per questi anni per Lexus, che era uno dei main sponsor, e quindi è stata un'esperienza veramente molto molto bella. Però non bastava, ecco, quello era la parte di innovazione. C'entra anche in questo aspetto, perché io avevo bisogno di sviluppare qualcosa che fosse completamente mio. Quindi nel 2013, al ritorno dalla Polonia, insieme a un'altra corsista del master, che è anche la mia migliore amica,
E insieme a un ingegnere, eravamo in tre, abbiamo fondato un'associazione che si chiama Città tra le Mani e ci occupiamo della promozione di turismo accessibile utilizzando le nuove tecnologie di stampa 3D. Ecco perché quando si parla di mettere insieme settori diversi, il mondo maker è servito ad aiutarci a permettere anche a persone cieche di sperimentare esperienze turistiche accessibili. Grazie a questa associazione, che è non profit, posso organizzare eventi anche per persone che magari non potrebbero fruire allo stesso modo delle bellezze della Puglia. Giusto perché non bastava, visto che comunque per questo tour operator non riuscivo a lavorare tutto l'anno, a quel punto ho iniziato a guardarmi attorno. Per un periodo ho lavorato con un contratto a tempo indeterminato come amministratrice del personale per una catena di parrucchieri, ma mi stava un po' stretta perché dovendo dividermi tra tante cose era un po' complesso e non era il mio ambito. Ecco perché è importante fare il lavoro che piace davvero e dove ci sentiamo. Veramente in cui ci sentiamo portati. Ecco perché ho continuato a studiare, a cercare di approfondire un settore in cui mi vedevo meglio, nel mio caso era quello del turismo enogastronomico, e quindi ormai da 3 anni lavoro come hospitality manager e experience designer per una cantina qui in Puglia. È un lavoro che mi piace tantissimo, ma soprattutto mi consente ancora di viaggiare tanto per la promozione, mi consente di avere un'elasticità, di poter partecipare comunque a determinati eventi, come vi dicevo prima per il festival, ma soprattutto è qualcosa che qui in Italia si può fare e può dare grande soddisfazione. Il segmento turistico è quello che sta soffrendo di più, tra quelli che stanno soffrendo di più in questo momento per l'emergenza. E proprio qualche minuto fa mi scriveva un agente che hanno il 100% delle cancellazioni, si sta soffrendo tanto, però siamo comunque uno dei paesi più visitati al mondo, un paese bellissimo, abbiamo tanto da dare ed è un turismo che si trasforma ogni giorno. Ecco perché è importante fare un master e capire come sta evolvendo il settore turistico. Il professor Zeluk vi porterà nel mondo del wow experience e di quello che significa progettare delle esperienze, dare emozioni e concentrarsi sullo studio dei dettagli. E io è quello che cerco di fare con un bicchiere di vino. Magari se volete, quando riprenderà tutto, mi farà piacere farvi vedere il posto dove lavoro. E proprio perché è qualcosa che muove diversi milioni di euro ogni anno, se pensate che il 93% dei turisti che arrivano in Puglia vuole fare un'esperienza enogastronomica. Però ovviamente ognuno di voi dovrà trovare la sua area, che può essere quella delle strutture ricettive piuttosto che nel mondo dell'organizzazione degli eventi, leisure o business. Io ho trovato il mio, ecco, mi sono resa conto già durante il master, studiando per esempio il marketing legato agli hotel, che non si trattava del mio mondo. Ecco perché sfruttate appieno la fase di formazione in aula per capire chi siete e cosa volete, perché in questo modo arriverete nel mondo del lavoro ancora più convinti. Parlato tanto? Troppo? Ottimo, Claudia, lasciamo spazio alle domande. Giulio, vai. Se ci sono domande, potete alzare la mano per Claudia e Angela, domande del turismo, quindi per il master in turismo. Oggi ci sono tante domande, sono molto contenti. E c'erano state delle domande sul turismo, quella di Paola dalla Sicilia, lei è giurista e ha cambiato direzione, è andata verso il turismo con il Master in Tourism. Ci sono Le avevano domande? risposto prima. Che poi Non serve ci sono tantissimo, c'è tanta domande, magari. legislazione dietro al turismo, quindi c'è Infatti. tanto da studiare anche da quel punto di Esatto. vista, tutte le Sì, leggi sì, sì. quadro, quindi serve tanto. Ci sono domande, C'è una Giulio? domanda. Quali sono quali sono le Di certificanti chi? nel Non si sente. Non si turismo sente. di cui parlava Claudia? Quindi, Ah, ok. quali sono le certificazioni nazionali rilevanti nel turismo di cui parlavi, Claudia? Quindi, Ok. durante le lezioni si viene invitati anche verso il settore che più interessa?
Perché anche io non penso mi possa interessare lavorare negli hotel. Per poter capire se ti interesserà oppure no, ovviamente bisogna avere un'infarinatura anche perché serve anche per capire come interfacciarsi con le strutture ricettive. Riguardo alle certificazioni, ci sono diverse associazioni di settore, MPI è una di queste, poi c'è SAIT che è un'altra di quelle internazionali che più conosciute. E io, come vi dicevo, mi sono iscritta ad MPI e questa certificazione è MPI Global e si divide a seconda della tipologia di specializzazione che si vuole prendere, se nell'organizzazione congressuale, di meeting o di eventi. In ogni caso, le lezioni vedrete sono veramente molto interattive, io l'ho frequentato qualche anno fa e so che sono ancora più interattive rispetto a quando l'ho fatta. Il mio consiglio è di mettervi in gioco in aula, di partecipare il più possibile, farete dei lavori di gruppo, lavorate tanto su quelle che possono essere le applicazioni pratiche nel territorio dove lavorate o nel territorio dove vorreste lavorare. Vi consiglio anch'io di fare un'esperienza all'estero perché aiuta veramente a interfacciarsi in modo diverso con il mondo del lavoro e perché sembra brutto dirlo, però quando tornate a casa con un'esperienza lavorativa internazionale il vostro curriculum pesa di più. Quando io ho iniziato a portare curriculum in giro e vedevano la Polonia piuttosto che, ma anche per dire anche l'Erasmus, ha un peso diverso perché trasmette flessibilità, prontezza ad adattarsi. E tra l'altro il fatto della Polonia, vedrete che in tanti vi chiederanno: ma perché la Polonia? E già destare la curiosità in chi vi sta intervistando in quel momento è una cosa che aiuta e quindi aiuta non poco. Non so se ho risposto. Io sento un sacco di rumori di fondo, non so se è il mio microfono oppure se sentite anche voi. Io sento bene. Sì, hai risposto. Grazie, dice Paola. Ok, grazie Paola a te per la domanda. Sono altre domande? Quindi ho dimenticato di rispondere per iscritto, quindi la risposta valeva per lavori diversi da quelli negli hotel. Sì, cioè le associazioni principali, poi anche Angela può dirvi, sono SAIT, MPI, ma son diverse. Comunque bisogna andare a indirizzarsi ad associazioni che non hanno un profilo legato alla nazione in sé, ma che hanno diversi capitoli all'interno cioè nel mondo, in modo da avere un riconoscimento globale di quella certificazione, perché questo è un po' il problema della spendibilità. Un master europeo dà una Emma De spendibilità. Grecis chiede, Claudia, Okay. Emma De Grecis chiede, Claudia, ti occupavi di organizzare fiere in Europa? Mi stai chiedendo durante lo stage il Poland Convention Bureau si occupava di fare da connettore sia con le DMC polacche che con i diversi buyer che arrivavano sul territorio. Quindi mi sono trovata con lo stand della Polonia, del Poland Convention Bureau, sia ad IMEX che ad IBTM, e in più c'erano diverse fiere in cui nell'organizzazione c'entrava il Poland Convention Bureau, quindi mi ha permesso di viaggiare anche in Polonia. Sono stata a Poznan per una fiera, ho visitato l'ente fieristico di Poznan, così come siamo stati a Danzica, mi ha dato tante possibilità di lavorare sul campo e vedere come funziona al di là della fase didattica. Ok, Altre domande? da Alessandra Milella, forse Alessandra vuole leggerla. Io le do la parola, se Alessandra vuoi leggerla, farebbe Ciao a tutti, piacere sentire la tua ciao voce. Claudia, Angela. Ciao Alessandra. Volevo fare una domanda precisa. Prima ho sentito che hai lavorato come guida turistica.
Mi chiedevo se fosse stata necessaria una certificazione specifica per questo profilo e se sì, quale. Allora, io sono una guida turistica abilitata, adesso la legge ci permette di lavorare sull'intero territorio nazionale, però sono abilitata in Puglia. Io ho iniziato a fare la guida turistica quando ancora andavo all'università, quindi poi c'è stata una prima fase in cui hanno raccolto tutte le certificazioni fatte già sul campo, quindi le fatture piuttosto che le ricevute, le lettere di incarico, ma poi l'anno scorso c'è stata. In Puglia ci mettono sempre un po', quindi c'è stato un concorsone, chiamiamolo così. Nel mio caso, avendo già le certificazioni, che dimostravano che avevo già lavorato sul campo, ho fatto solamente l'abilitazione linguistica. Nel mio caso, ho fatto l'abilitazione in quattro lingue, quindi ho sostenuto la prova in quattro lingue diverse. E adesso, come funziona? In ogni regione viene organizzato un concorso di abilitazione all'attività di guida turistica. Quindi di base, nonostante cioè, quello che potresti ottenere se per esempio hai delle certificazioni linguistiche riconosciute, che può essere il FIRST piuttosto che altre certificazioni in altre lingue, in quel caso nella fase di iscrizione al concorso possono darti degli esoneri linguistici. Ok, grazie. Prego. Ciao Alessandra, grazie per la domanda. Paola chiede a Claudia, se ha capito bene che ha insegnato in Polonia e cosa insegni. Claudio ha insegnato a Lecce. Vabbè, ho fatto una lezione l'anno scorso durante il master, però mentre ero in Polonia ho fatto da lettrice madrelingua di lingua italiana, quindi insegnavo lingua italiana. Io sono laureata in lingue e quindi è stata una bellissima esperienza, è stato molto bello, è stato molto strano perché quando mi sono trovata lì avevo tipo 24 anni, i miei studenti più o meno avevano poco di meno, quindi faceva un po' strano. È stato veramente molto bello mettermi alla prova in qualcosa di diverso. Ripeto, il mio ritorno in Italia è stato dovuto a delle ragioni personali, però di base ho sperimentato come il viaggio perfetto sia quello circolare, quindi la gioia di partire, la gioia di ritornare e poi di ripartire. Però non era il mio campo forse finale, non era quella la tappa finale, ho trovato poi altre strade. Ok, grazie Claudia. Grazie a te, Giulio, C'è una grazie domanda per Angela. a te. Grazie a te. Allora, Emma, magari Emma vuole leggere la domanda per Angela, riguarda il suo lavoro nella multinazionale. Io do la Sì. parola a Emma, se vuoi parlare ci farebbe piacere sentire la tua voce. Emma? Ciao a tutti. Ciao Emma. Ciao, volevo chiedere ad Angela se il suo lavoro le permette di comunque sia di spostarsi, di viaggiare, o è un classico lavoro d'ufficio dove organizza viaggi importanti di lavoro, da quello che ho capito. Dunque, Emma, è un lavoro d'ufficio, è multinazionale, quindi riceviamo delle richieste attraverso una casella di posta elettronica in cui appunto il cliente è libero di formulare insomma quelle che sono le sue necessità del momento e quindi noi procediamo all'espletamento della richiesta e quindi prenotiamo il volo, emettiamo il volo, procediamo con cambi e cancellazioni. Prenotiamo ovviamente i viaggi con il treno, quindi biglietti ferroviari sia con Italo che con Trenitalia. Stessa procedura che con i biglietti aerei, quindi cambi e le cancellazioni, quindi conoscere le policy, sia aziendali che quelle dei vettori, quindi dei mezzi di trasporto. E poi ovviamente le camere d'albergo, e quindi si tratta di
contattare sistematicamente gli albergatori e chiedergli se hanno, ad esempio, in attivo delle convenzioni con le aziende che richiedono, che fanno richiesta del viaggio, del soggiorno in hotel. Tante volte, ad esempio, gli alberghi, le grosse catene alberghiere sono convenzionate con le aziende, quindi questi si tratta chiaramente di viaggi di lavoro, non turismo vacanziero, non è leisure travel, è il business travel. Sì, E sì, sì. quindi tante volte i viaggiatori sono agevolati, hanno degli sconti, hanno dei bonus, sono dei viaggiatori, viaggiatori frequenti, fidelizzati. E quindi, insomma, si tratta di volta in volta di contattare, trovare degli accordi e procedere quindi alla prenotazione dei servizi. Quindi sì, è un lavoro d'ufficio, sì. Va bene, grazie mille. A te.